Mi dice la bottegaia che qualcosa nell'aria è la causa della diffusa violenza. In effetti, respirando sul balcone, un certo prurito in gola si sente, un indefinito sapore che fa digrignare i denti, un'arietta che rizza il pelo e fa scorgere nei palazzi intorno il possibile covo di quei maledetti delinquenti. Nelle stanzette illuminate si ribattono i colpi alle corazze contuse, si rinnova il filo alle armi spuntate, si misura allo specchio la smorfa più feroce, si ripassa a memoria la preghiera del martirio. Così, ruggendo e velando, ci si prepara insomma al giorno seguente. Rientrando al sicuro, colgo lo sguardo del vicino di fronte. Uno nell'altro cerchiamo l'aspetto evidente della prossima vittima, o quello celato dell'aggressore.